Salve amici miei, oggi voglio condividere con voi una mattinata di una donna marocchina. Cosa fa? Come passa il suo tempo a casa quando da sola, ecco. Andiamo a vedere. La prima cosa, io mi sono alzata, mi sono fatta le mie cose così e mi sono andata subito a preparare il tè. Il tè, come lo faccio io? Io faccio il tè alla marocchina con la menta e il timo ed è un tè molto molto buono. E io lo faccio senza zucchero e quindi lo preparo, lo faccio un decotto, l'acqua deve essere proprio bollente e poi preparo questo tè, due cucchiai di tè verde e la menta e il timo lavato e asciugato ovviamente. Lo vado a fare un decotto finché viene su tutto il tè, poi lo spegno il fuoco e lo lascio riposare. Nel frattempo che lui si riposa, io preparo la mia colazione e li metto a parte e vado a fare dall'altro, così il tè si riprende, si riposa e viene un tè proprio molto, si rilascia anche la sua aroma. E viene un tè molto buono. Intanto io preparo la mia teiera del tè, le mie biscotte, le mie cose che uso per la colazione e vado a preparare queste cose. Dell'altro, insomma, vedete che casino che c'è. Va bene perché di notte non avevo tempo, quindi l'ho lasciato tutto al mattino. Loro sono andati via, la mia famiglia, e poi io al mattino sono da sola, quindi la passo così, insomma. Vado a preparare, a svuotare la lavastoviglie, poi lo vado a caricare di nuovo, faccio le cose con calma perché sono da sola, quindi adesso metto via tutto e vado a riempirla di nuovo. E così il tè si rilassa, si lascia il suo aroma, il suo profumo. Nel frattempo vado a sistemare per bene le mie due vasche. Vado a caricare la lavastoviglie, svuoto tutto il posto e quindi lo disinfetto ovviamente. Adesso pian piano le andiamo a togliere tutta la roba. Io ho fatto andare veloce il video così qua, mi sono rimaste delle pezzi di pane, tutta la roba. Questi vanno per le galline, quindi non va mai male niente. Tutta la roba viene consumata, se non viene consumata, li consumano gli animali e quindi è una cosa molto bella questa qua perché tutta la roba viene proprio riciclata sia per mangiare sia anche per l'organico. Io c'ho anche la compostiera, quindi li metto dentro. Tutta la roba viene proprio consumata, ecco. Per disinfettare e per pulire e per sgrassare io uso il sgrassatore Chantecler e la candeggina, l'unica che uso per pulire in casa mia perché sono due prodotti che veramente fanno molto bene e disinfettano bene, soprattutto lo sgrassatore, questo Chantecler qua è veramente spettacolare. E poi la candeggina non sbagliate perché disinfetta, uccide i microbi. E poi alla fine io ho comprato questa qua da Lidl che mi piace tantissimo, tanto che le volevo perché avevo tante finestre in casa così e poi fa molto bene, va in profondità ragazze e tira via tutto sporco tra le righine, le cose, veramente. Io ho dato una bella pulita nel lavandino, ho messo anche le strace in ammollo con la candeggina sgrassatore perché se non lo faccio questa cosa mi sento che pulisco con lo sporco, ecco. E poi vado a disinfettare e sgrassare anche con la vaporella. Finisco per bene tutto il lavandino, anche il muro, anche gli angoli, veramente fa molto bene. E poi vado ad asciugare il tutto. Pulito. Almeno la cucina e il piano di lavoro io lo voglio vedere prima di fare colazione, ovviamente, bene pulito. Almeno uno fa la colazione e poi quando finisce appoggia la roba nel pulito, non nel sporco, ecco. E qua diamo una bella asciugata, sciacquiamo per bene e asciughiamo per bene tutte le parti delle vasche.
disinfettarli per bene e così cominciamo una bella giornata con un veramente quel pulito, quel profumo molto diverso, insomma, stamattina c'è il casino di tutta la roba, eccola qua che splende, tutta in ordine e adesso andiamo a fare una bella colazione, insomma, bella carica che andiamo a fare tutti i lavori. Quando sono da sola veramente mi piace far così, sempre. Almeno loro non mi vedono, ma quando sono loro dobbiamo apparecchiare, dobbiamo mangiare insieme, dobbiamo il casino, il parlare, sai, quattro persone che bla bla bla, non è mica, è una bella cosa, ecco, è una bellissima cosa, però insomma quando quel momento che sono da sola a casa, voglio proprio dedicare la mattina che sono a casa per tutto il lavoro che non riesco mai a fare quando la mia famiglia c'è in casa, ecco. E ecco, per la colazione io ho fatto tre dattere e questa roba qua ed è, sono semi di chia, semi di lino, mandorle e noce macinati senza essere tostate e senza zucchero, sono da sole. E poi faccio farcire proprio questi tre dattere con questa roba e sono molto buone e danno l'energia, danno molta forza, insomma. E qua ho finito di fare la colazione e adesso comincio proprio a lavorare perché la carica l'ho già fatta e quindi adesso cominciamo a pulire in casa. Facciamo una pulizia un po' veloce, praticamente di quella che si fa tutti i giorni, ecco. Andiamo a togliere tutte le cose che magari lasciamo. Sai, di sera magari mangiano quando guardano un film, ti fanno cadere le cose. Allora una pulizia veloce e di tutti i giorni, ecco. Sistemiamo per bene il salottino. No limit in the sky that I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share that. Yourself on it. Ooh. Open up your mind, clear your head, and gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me. Ooh. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't
qua ragazzi, ho finito tutte le pulizie in casa, adesso mi sono fermata un attimo in bagno a lavarmi la faccia con il sapone e poi vado a mettere l'olio, la crema di sole perché vado fuori. E questa cosa li faccio spesso, li faccio sempre. L'unica cosa che faccio è che do questo pochino di tempo a me stessa. E io non uso tante creme, non uso tante cose, uso soltanto la crema di sole e l'olio d'argan. Io vi dico che con l'olio d'argan mi sono trovata molto molto bene, tra gli oli che ho usato, le mandorle, il lino, tutti gli oli che ho usato mi sono trovata soltanto con l'argan, che è speciale veramente. Quando vado in Marocco mi carico un po' di questo olio qua, perché fa molto bene, lascia la pelle elastica, è molto nutriente, non è appiccicosa, non unge, è un olio spettacolare. Veramente, ragazzi, uso soltanto quello lì e di sopra ci metto un po' di crema di per sole, insomma, per le raggi di sole che sono pericolose. Io ho fatto una pulizia veloce, ho condiviso con voi questa mattinata e spero di non essere pesante e non mi rimanere adesso che è pulire il forno, perché il forno è l'ultima cosa che faccio, perché li metto in ammollo con l'aceto, il bicarbonato, e li faccio all'ultimo, perché così va via tutto il grasso. E poi le do adesso una bella pulita, guardate che sporco, perché io il forno lo uso tantissimo, tra il burak, il semen, il pane, le focacce. Allora si sporca una volta alla settimana, bisogna darle una bella pulita. L'ho dato una pulita così leggera, poi con il polivapor, poi l'ho asciugato ed è qua molto in ordine, eccolo qua. E adesso proprio ho finito tutta la pulizia di casa, ho messo tutto a posto. Adesso vado a prendermi una posetta, vado a fare una bella spremuta d'arancio e mi sedermi un attimo a rilassarmi, perché ho fatto una corsetta di 4 ore, è veramente tanto. E dopo vado a fare una commissione fuori. Intanto mi sto qua 5-10 minuti da rilassarmi, guardo un po' la TV. E poi vado a fare questa commissione, poi torno. Perché non è finita qua? Perché devo preparare il pranzo a quelli che vengono per pranzo, poi la cena a quelli che vengono la sera. Non è facile per una donna, perché ha dei doveri, ha degli impegni con la sua piccola famiglia che c'è qua in Italia. Devi proprio essere un esempio per suoi figli e devi metterla tutta, per dirle a loro che io sono una mamma capace. Voi studiate, voi fate, voi lavorate, voi impegnate a essere bravi, a essere questo e l'altro. Non è mica facile, ragazzi. Comunque ci vuole tanto coraggio, tanta volontà, tanto impegno. Io ho condiviso con voi questa mattinata per farvi vedere un piccolo pezzettino della mia vita. E spero che non sono stata pesante e vi auguro una bellissima giornata. Non mi rimane che salutarvi, fin qui ho finito il video. Se vi piace lasciatemi un like, iscrivetevi nel mio canale, condividete il video con i vostri parenti e i vostri amici, e al prossimo video con un'altra chiacchierata o un altro video come il solito. E qua c'è Mimmi che mi chiede una coccola, che mi chiede da mangiare. E anche per lui, ragazze, ci vuole tanto amore, tanta pazienza. Ormai fa parte della nostra vita e un grande amore per tutti veramente, perché ha fatto entrare la felicità in casa.